Momento critico in Italia. Si rischiano grossi danni. In Italia, la protesta degli agricoltori continua a guadagnare slancio con episodi di tensione e manifestazioni in diverse regioni. Un momento particolarmente teso si è verificato al casello di Orte sul Dauno, dove gli agricoltori hanno cercato di bloccare la circolazione. Le forze dell'ordine sono intervenute per prevenire il blocco. Questa protesta, iniziata nei pressi del casello autostradale di Orte in provincia di Viterbo, ha visto la partecipazione di agricoltori provenienti anche dall'Umbria. In altre zone, come a Ravenna e Foggia, i trattori hanno invaso le città, creando disagi alla circolazione stradale. A Viterbo, gli agricoltori hanno espresso il loro dissenso bruciando le bandiere della Coldiretti davanti alla sede dell'associazione agricola, un gesto di protesta che ha suscitato reazioni contrastanti. Il portavoce dei manifestanti, Felice Antonio Monfeli, ha sottolineato la volontà di mantenere la protesta legale e pacifica, dissociandosi dagli atti di violenza come la bruciatura delle bandiere. Anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha espresso solidarietà alla Coldiretti e ha condannato ogni atto di violenza, sottolineando l'importanza di un fronte comune tra istituzioni e settore produttivo per valorizzare l'agricoltura italiana e europea. Le proteste si sono estese anche in Calabria, con blocchi stradali e incontri programmati per trovare soluzioni. A Foggia, più di 400 trattori hanno marciato sulla città, mentre in Irpinia, oltre 100 trattori hanno partecipato a una manifestazione simbolica, inclusa l'esposizione di una bara e di un manichino per rappresentare le difficoltà del settore agricolo. Anche in Friuli, la protesta si è fatta sentire con un raduno di trattori a Udine, mirato a esprimere il dissenso contro le politiche agricole europee e a chiedere maggior sostegno per i giovani nel settore. Queste manifestazioni riflettono le crescenti preoccupazioni degli agricoltori italiani riguardo alle politiche agricole dell'UE, alla pressione economica e alla necessità di salvaguardare la produzione e la sovranità alimentare nazionale. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.